Ciao a tutti Ciao. Ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi, come ogni primo lunedì del mese, video dedicato alle bizzarre avventure di JoJo. E quale migliore occasione per raccontarvi un po' le impressioni finali sull'anime di Stone Ocean, visto che adesso è finito l'anime, è uscita tutta l'ultima parte su Netflix e quindi vi diciamo un po' che cosa ne pensiamo. Sì, sono usciti gli ultimi 14 episodi. E per un totale di 38 e a noi è piaciuta. Sì, no, no. Devo dire, sì. Sottoscrivo tutto. Allora, a noi è piaciuta veramente tantissimo, sia per come è stata realizzata, sia per il doppiaggio, per la fedeltà rispetto al manga. Io devo dire che la David Production ha fatto un buon lavoro, diciamo. Sì, via. Infatti è quello che volevo dire anch'io. Alla fin fine, diciamo che abbiamo sempre i soliti livelli che ci ha dato comunque con le serie precedenti. A mio avviso, la fedeltà all'opera, sì. Poi anche con il lavoro, ad esempio, sulle opening, è carino che anche questa volta c'era gli ultimi, appunto, episodi con il potere del nemico finale, in questo caso Pucci, che si adattava, infatti si vedeva al potere, insomma, sì, dello stand, che accelerava, sì, e quant'altro. Anzi, piccolo spoiler, è carino che questa sigla poi si riprenda la prima. Sì, è vero. E no, poi che altro, appunto, le musiche ci stanno molto bene, sì. Anzi, verso gli ultimi episodi ci sono certi momenti che sono davvero molto azzeccate. E per il resto, devo dire, sempre un ottimo buon lavoro, sì. Niente di cui lamentarsi, a mio avviso. Poi, chiaramente, se c'è qualche disegno fatto un pochino male o peggio, è perché comunque, come al solito, vengono corretti nella versione Blu-ray, ma quello come sempre è stato, quindi niente di cui lamentarsi. Sì, io direi una menzione d'onore a favore del doppiaggio italiano, che comunque, nonostante qualche pronuncia Jotaro, Jotaro, sì, eccetera, a parte tutto mi è sembrata comunque una buona stesura, insomma è venuto alla fine un bel lavoro. Sì, no, diciamo. Il doppiaggio italiano è ottimo, sì, c'è qualche doppiatore che mi fa, cioè non è proprio azzeccato, tipo le voci dei bambini, sì, non erano, insomma, così tanto appropriate, via. No, sì, erano voci bambini, ma si sentiva un po' a livello, insomma, che non era proprio fatto bene. Però per il resto, forse anche il narratore non era proprio molto ispirato. Però nel complesso è un ottimo doppiaggio. E poi per il resto, che dire? Beh, sì, c'è da dire della questione di Netflix che ha avuto, sì, l'esclusiva, allora, ed è stato dato, diciamo, a blocchi, a parti. Sì, allora, in primis, piccola precisazione, appunto Netflix ha acquistato, insomma, i diritti per la pubblicazione, non c'entra niente con la produzione dell'anime, quello sempre David Production, sì, eccetera eccetera, quindi l'unica cosa che si può attribuire è che loro hanno avuto in anteprima questa serie, perché comunque poi in Giappone viene, almeno le prime due parti sono state regolarmente date, esatto, una volta a settimana, sì, ogni episodio in TV, in come verrà poi fatta con questa, sì, terza parte. E che comunque è una cosa che viene anche fatta per altre serie, come può essere My Hero Academia, che dopo un tot di mesi così viene data una nuova parte, quindi alla fin fine non è così strano. Sì, Netflix tende comunque a dare tutti gli episodi di un colpo, poi lì è a discrezione dello spettatore se vederli tutti in una volta o pian pianino, eccetera. Di sicuro stacca un po' il ritmo, sì, esatto, perché uno comunque, voglio dire, o mi dai tutta la serie o, sì, o dopo comunque tanti mesi riprendere, no, a vedere, ecco, dove ci eravamo interrotti, insomma, un, sì, po', più che altro c'è stato un lungo stacco tra la prima e la seconda, sì, parte, esatto, mentre alla fin fine tra la seconda e la terza non è passato neanche, così, no, tanto, esatto, perché la seconda è stata data a settembre, sì, e ora siamo a dicembre, quindi più che altro è passato tanto tempo dalla prima alla seconda. Però nel complesso, voglio dire, essendo stata presa da Netflix, non è che uno ci si poteva aspettare. Però, cioè, lì alla fin fine è gusto personale, perché, ripeto, questa cosa viene comunque fatta con altre serie.
Basta vedere anche Spike's Family, che comunque la prima parte viene data in un periodo, la seconda è, quindi non è proprio una prerogativa della piattaforma. E niente, altro da dire. Molto carina l'idea dell'ending, che appunto si ricollega alla prima, per chiudere un po' il Sì, un cerchio, cerchio. esatto. E Ma no. sicuramente un anime bellissimo, Sì, godibilissimo per tutti i fan noi. della serie, sia per chi ha letto il manga, sia per chi non l'ha letto. Oltretutto, magari anche per chi ha letto il manga, alcuni scontri, magari resi animati, si Sì. capiscono anche un po' meglio. Ecco, quello volevo Quindi, dirlo anch'io perché effettivamente ora l'ho letto tempo fa, sì. eccetera, però a vederlo animato, certe situazioni magari le capivi meglio, eh. Quello, vabbè, sempre un punto di forza Sì. dell'anime che a vederlo così, anche colorato e quant'altro, insomma, capisci un po' meglio la situazione rispetto al disegno, quello di sicuro. No, ma devo dire che hanno reso bene anche il potere di Pucci, che Sì, no, reso insomma. benissimo, cioè, tranquillamente. Poi mi è piaciuta molto la nuova opening, Sì. soprattutto a livello sonoro, ci Sì, no. stava molto bene. Anche, sì, sia Sì. opening che ending. Sì, L'ending è sempre la l'ending, mi solita, sono comunque, stupita sì. che sia rimasta quella, ma Ma ci sinceramente, sta. sì, no, a me è piaciuta tantissimo come ending, quindi non mi posso lamentare. Quindi, no, devo dire che hanno fatto un buon lavoro e mi è piaciuto tanto l'anime di Sono uno Sì, no, anche a Shikamaru. me. Quindi, ragazzi, queste erano, insomma, le nostre impressioni Sì, diteci un finali po' cosa ne pensate, se c'è nei qualcosa commenti. che vi ha colpito in particolare, sia in bene che negativo, E insomma. quindi niente, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!